un premio che parla di Napoli, certo delle sue piaghe dolenti, ma anche della sua capacità di riscossa civile e di sapere indicare attraverso la conoscenza e la ricerca quella che è la strada per liberarci. Nel segno della legalità contro le mafie, l'impegno scientifico del professor Amato Lamberti vive ancora attraverso le attività dedicate ai giovani studiosi che l'associazione presieduta dalla moglie Roselena Glielmo porta avanti da 10 anni. In questo periodo, attraverso il premio che porta il nome del sociologo, sono stati assegnati riconoscimenti a 24 studenti selezionati tra le maggiori università italiane e straniere per aver realizzato una tesi sui temi della criminalità organizzata e dei contesti mafiosi. Soprattutto in questa società c'è il rischio che non si investa sui giovani. Noi siamo l'ultimo posto in Europa per la povertà educativa, siamo gli ultimi posti per la dispersione scolastica. Abbiamo 2 milioni di giovani che hanno studiato e non trovano un'occupazione, un lavoro o fanno tanta fatica. Questo premio vuol dire premiare quelli che nel contrasto alla criminalità, all'illegalità, alla corruzione stanno lottando, facendo la propria parte. Nella sala giunta del comune, alla presenza tra gli altri del sindaco Gaetano Manfredi, sono stati premiati con 3 borse di studio da 1.000 euro ciascuna, finanziate dall'Università Federico II, Giuliano Benincasa, Federica Ponticelli e Danilo Pisano. Un premio molto importante perché mette insieme 2 argomenti che mi sono particolarmente cari, la legalità e l'educazione. Noi per fare questo salto di qualità sulla difesa della legalità nella nostra città e nel nostro paese necessariamente dobbiamo partire dall'educazione dei giovani, dalla ricerca. Amato Lamberti lo ha fatto nell'ambito della Federico II e poi come uomo delle istituzioni, e quindi questo premio rappresenta la continuazione di un percorso fondamentale. Il problema anche rispetto al crimine, all'illegalità, alla corruzione, alle mafie è non continuare a pensare solo di rincorrere e di combattere il male nei sintomi, ma dobbiamo andare a estirpare alla radice. È una battaglia necessaria che è quella culturale, educativa e sociale. Questa è la grande battaglia che deve essere fatta. Che vuol dire lavoro, vuol dire casa, vuol dire politiche sociali, vuol dire cultura, vuol dire scuola.